Benvenuti in un nuovo What It In A Day. Oggi proviamo insieme, cioè facciamo il porridge e proviamo i nuovi fiocchi che avete visto nello scorso unboxing l'ho preso sul sito di All Supplement 4 Plus. Questi qua sono i fiocchi al lemon cheesecake, quindi torta al limone. Non vedo l'ora di provarli, quindi facciamo il porridge. È semplicissimo, raga, fare il porridge. Io specialmente quando devo, a volte capita che ci metto anche le proteine, però quando voglio provare il gusto lo faccio semplice, proprio senza niente. Quindi sì, un'ora per aprirlo. Ok, mamma mia raga, come cavolo profuma, mamma mia, spettacolo. Allora vado a fare 80 grammi di fiocchi. Comunque c'è un profumo di meringa, cioè sì, di meringa, di limone proprio, adoro. E poi vado a fare 200 ml di latte, perché a me il porridge piace con il latte. E poi lo metto a cuocere fino a quando non diventa denso, poi dipende in base a come vi piace la consistenza, così fate. Anche se un goccio di acqua, aggiungo giusto un poco, un goccio di acqua, e poi lo metto sui fornelli. Raga, molto buono, e i fiocchi sono super approvati, da come potete vedere sono proprio fiocchi, invece molti fiocchi sono piccoli e hanno tipo che lasciano la farina che diventa una crema, e a me non fa impazzire. Invece questi qui mi piace, anche tipo le quantità che ho messo di latte e di acqua, rimane proprio il fiocco, e sinceramente sono molto buoni. Proverò sicuramente altri gusti di questo marchio, perché questo gusto mi è piaciuto. Non è chimico, tipo come altri gusti tipo limone, che è molto chimico, no. È super delicato, si sente sia il limone che un po' di vaniglia. Comunque molto buoni, buona colazione. Andiamo a fare il nostro post workout, poi vi spiego perché sto scegliendo di prendere uno shaker di proteine. Aperte di là c'ho quelle lì whey normale, ma io le voglio isolate, quindi adesso andiamo a pescare un po' e vediamo il gusto che esce, lo proviamo. Non lo so quale scegliere, vabbè. Questo che è caduto, cioè stava avanti, whey isolate e birthday cake, no vabbè, adoro. Andiamole a... Ho deciso di fare uno shaker di proteine per il semplice motivo che adesso è quasi l'una, però io ho appena finito di fare un bel workout intenso, mamma mia raga. Io sono stata ferma una settimana per alcuni doloretti alla schiena, alla spalla, quindi sono stata ferma per una settimana, e da ieri, cioè martedì, ho ricominciato. Ieri ho fatto un allenamento molto easy, proprio per far riprendere, per il recupero muscolare, proprio per questa motivazione. Ma oggi ho fatto un'oretta/1:20, diciamo, un'oretta bella piena di allenamento. Allora, quindi ho deciso di fare il post workout in questo modo, di scegliere proprio una fonte delle whey isolate, proprio per avere un apporto proteico in più, visto che adesso io ho fatto colazione presto stamattina e adesso è quasi l'una, non vado a mangiare, andrò
preparare e iniziare a cucinare per le 2:30 perché devo fare altre cose per le 2:30 e mangerò sempre per le 3. Quindi è inutile da mo' fino alle 3 aspettare, no, almeno una bella quota proteica ce l'abbiamo. E poi le volevo provare anche insieme a voi e è uscito proprio il Borden Cake. C'è un profumo assurdo. No, vabbè. C'è un profumo, raga, top. Vado a prendere il mio shaker di All Supplement, molto comodo, e vado ad aggiungerci 20 grammi di proteine. Cioè, non lo so, faccio uno scoop, ma così sarebbero 20-25 grammi. Ok. E vado ad aggiungerci l'acqua, non il latte, io di solito le prendo con il latte, ma stavolta scelgo di prenderle con l'acqua. Ok. Madonna, ragazzi, c'è un profumo assurdo. Pensa che mi ha fatto bagno. Ok, sono sciolte. Assaggiamo. Oh mio Dio, sono buonissime. Non so di cosa sanno, sembra un po' cioccolato bianco. Vaniglia. Zuccherini, ve lo giuro. È un po' questo misto. Ovviamente io non vi consiglio mai di sostituire proprio un post workout, anche tipo, so che molte persone lo fanno, tipo anche dopo l'allenamento. Pure quando ritorneremo alla normalità, quindi ritorneremo ad allenarci in palestra, non sostituite mai, mai un post-workout con uno shaker di proteine. No, assolutamente no. Lo shaker di proteine sono integratori che possono essere usati come lo sto usando io, che so che vado a fare il mio bello pasto più tardi, tra 2 ore, quindi. Per non andare proprio a aspettare, uno si fa uno shake di proteine, almeno si prende la quota proteica, soprattutto post allenamento. Però non fate che sostituite proprio un pasto con questi shaker, come molte persone che non ne sanno niente consigliano di far così. Assolutamente no. Perché comunque a lungo andare vi rovinate solo voi e alle altre persone poco importa. Perciò, raga, sentite un consiglio da una scema. Ci sta che tipo dopo l'allenamento, che ne so, dovete fare qualche servizio e quindi ritornate dopo un'ora, un'ora e mezza a casa, allora vi portate uno shaker di proteine con un po' di acqua, ve lo prendete, vi potete mangiare anche vicino 2 gallette, però non è che poi tipo sostituite tipo il pranzo con questo e poi aspettate la cena per cenare, non lo fate sta cosa, specialmente se avete fatto un bel workout, ma so che molte persone che mi seguono queste cose le sanno già, però ci tenevo a dire questa cosa perché molto spesso succede, purtroppo succede. Comunque devo dire che questo gusto, molto buono, ve lo straconsiglio, io mi trovo bene con le proteine di Bulk, ve lo straconsiglio con l'acqua, ma secondo me con il latte è la fine del mondo. Se con l'acqua è buono, figuriamoci con il latte. Ci sta tipo la mattina nel latte. Che vi fate un porridge tipo come stamattina, un porridge comunque aveva pochissime proteine. Io stamattina ci ho messo 10 grammi di proteine, è assai. Quindi ci sta che vicino a una fonte di carboidrati, poi potete aggiungerci anche un po' di burro sopra, sopra al porridge, vi fate anche un bello shaker con il latte e con le proteine, anche molto più gustoso. Per chi non piace il caffè, io tipo la mattina non ce la faccio a bermi il latte con all'interno le proteine a shaker, perché ho bisogno del mio latte e caffè. Ci sono anche queste abitudini alimentari che più che abitudini sono fisse alimentari, ma vabbè. Buono, mi piace, mi piace, mi piace, molto buono. Comunque, ragazzi, io adesso vado a studiare.
Ah, vado a studiare e noi ci vediamo dopo con il pranzo barra merenda. Qua con la preparazione del pranzo, cioè, ragazzi, sono le 2:30, non ci posso pensare. Allora, per prima cosa, come potete vedere, ho messo un po' di acqua nella pentola perché vado a metterci. Allora, prima di tutto accendiamo. Perché ci vado a cuocere il merluzzo. Vado a cuocerci il merluzzo, faccio due fettine di merluzzo surgelato dell'Ondina, cioè raga, buonissimo, lo trovate all'Eurospin, io lo adoro questo qui. Lo cuocio con un poco d'acqua per non farlo attaccare, perché l'olio poi lo vado ad aggiungere alla fine quando amalgamiamo il tutto. Quindi questo è il primo step. Cosa vado a fare? Prendo un'altra pentolina. Vado a metterci un po' di acqua. Eccola qui, accendo il fuoco. E vado a metterci all'interno per fare comunque, perché voglio fare il couscous con merluzzo e verdure. Vado a metterci giusto d'occhio un po' di verdure e le faccio cuocere. Io adoro. Provai anche il minestrone dell'Ocean, ma sinceramente, raga, non mi fa impazzire. Preferisco questo qui di Eurospin. Proprio al sapore, non lo so, ma lo preferisco di più. Ok, basta. E nel frattempo, qui ci metto sul coperchio. Andiamo a fare anche il couscous. La prendo la mia pentolina, che sembrano tipo quelle pentoline che giocano le bimbe quando sono piccoline. La mia pentolina con l'acqua, e faccio bollire l'acqua, cioè aspetto che l'acqua bolle. Io, raga, ormai col couscous vado ad occhio, ma io adesso vado a fare un 60 grammi di couscous, quindi all'incirca io avrò messo 100 grammi di 100 ml di acqua. Io mi regolo così, io porto l'acqua in ebollizione, poi aspetto che io spengo tutto e calo all'interno il couscous. Ma lo sapete che io come couscous utilizzo sempre lo stesso, questo qui, tre mulini, che l'ho qui su all'Eurospin. Loro queste combinazioni così perché alla fine sono dei piatti molto semplici da fare. Non ho aggiunto l'olio perché alla fine poi, vabbè, vado ad amalgamare tutto in questa pentola grande. E niente, ragazzi, vedete che il merluzzo poi, vabbè, si prosciuga l'acqua man mano gliela aggiungete, come ho fatto io. Poi quando vedo che per la seconda volta si è prosciugata l'acqua, faccio andare piano piano con fuoco basso e vado a sminuzzarlo. L'acqua per il couscous è pronta, quindi cosa vado a fare? Semplicemente vado a versarci dentro il couscous. Mescolo e poi richiudo. È semplicissimo, io amo il couscous. Allora, ragazzi, io nel frattempo vado ad aggiungere un cucchiaio d'olio. Ovviamente ci vado ad aggiungere anche le verdure. Perché raga, comunque essere pronto è pronto. Lo faccio stare un po' con le verdure così da amalgamare il tutto e poi ci aggiungo anche il couscous. Ok, questo
Eccolo qui, madò, raga, è troppo troppo buono. Super approvato. E approfitto che ho ancora la pentola dove ho fatto le verdure, vado a tagliare la zucca. Vado a tagliare la zucca a dadini per stasera. Acqua, poi mi regolo ad occhio, anzi forse ho messo anche troppa acqua, ma vabbè, ci metto il suo coperchio e aspetto che cuoia.